Piccole aziende artigiane continuano a pensare che per andare in banca siano necessarie delle garanzie. Queste garanzie le portano. Da questo anche le commerciali e anche le industriali. Le garanzie le possono essere rilasciate dal medio credito centrale, che sostanzialmente guarda due cose: il reddito e il patrimonio dell'azienda. Vedo che hai studiato bene. Hai visto che ci siamo preparati. A questo punto ti chiedo, dal punto di vista del medio credito, quanto patrimonio e quanto reddito, come una piccola impresa commerciale, artigiana, può calcolarsi questi due parametri? C'è una dispensa nella quale spieghiamo in 100 pagine come si fanno i calcoli. Fondamentalmente sono quattro numeri. Due numeri guardano il patrimonio, due numeri guardano il reddito. Allora, primo, devi andare a vedere che cosa hai messo nell'azienda. Per esempio, se tu hai dei capannoni piuttosto che degli impianti, avranno un valore, supponiamo 1 milione. Allora, se tu hai 1 milione in quel valore, devi avere dall'altra parte patrimonio tuo più debiti a lungo termine, quindi soldi che non devi pagare entro l'anno, ma che devi pagare in più di un anno, che devono essere pari a 1 milione. Quindi 1 milione, 1 milione. Questo vuol dire. Il secondo concetto è che di quel milione lì, però, quanto devono essere i tuoi soldi? 100.000. Cioè, rispetto al totale del passivo, in questo caso del tuo bilancio, devi avere almeno 100.000 euro di patrimonio. E questo è un concetto che misura, quindi con due semplici calcoli, la tua patrimonialità. Per quanto riguarda invece il reddito, tu devi avere un valore che si chiama margine operativo lordo, molto semplice: i tuoi ricavi meno i tuoi costi, poi vai a vedere quello che ti residua, lo rapporti agli oneri finanziari, deve essere più di 2, cioè devi avere un differenziale ricavi meno costi che è almeno il doppio rispetto ai tuoi oneri finanziari, e poi devi avere una buona marginalità. Che cosa vuol dire buona marginalità? Vuol dire che se tu fai i tuoi ricavi meno costi, devi, rispetto al fatturato, avere un margine almeno dell'8%. Tieni conto che da dopo la crisi Lehman Brothers, e quindi dopo i fatti che tutti chiamano crisi, questo parametro è stato quasi dimezzato dal medio credito. Tanto è vero che prima era il 16%, 15% se non ricordo male, e oggi è l'8%. Ma quell'8% di margine ce lo devi avere. Quindi se io sono il piccolo imprenditore, come faccio tutti i mesi a tenere sotto controllo questi dati, questi parametri? Chi mi li dà questi numeri? Primo, capendo che li devi tenere sotto controllo sempre, e questo che tu hai chiesto è già la risposta, cioè non li posso vedere soltanto una volta all'anno. Chi me li dà? Beh, me li dà la mia contabilità, me li dà il mio commercialista, se non ho io la capacità di farmi i conti di quello che si chiama un controllo di gestione. Sono valori che posso ottenere facilmente tramite il commercialista? Assolutamente sì, perché i valori di patrimonio sono valori stabili e i valori di reddito sono dei valori che il medio credito centrale guarda sulla base di una situazione contabile aggiornata e dei bilanci che sono stati chiusi. Nasce il problema che molte aziende la contabilità la fanno soltanto ai fini dell'IVA, dopodiché non hanno un bilancio aggiornato. Cosa devono fare? Perché queste piccole aziende hanno un riferimento professionale che magari non le segue. Queste aziende devono avere un riferimento professionale che le segue, cioè questa è la risposta. Io devo essere in grado, quando vado a verificare se sono bancabile o meno, di poter calcolare da solo se rientro nei parametri di bancabilità. Però tieni conto che ci sono delle banche che fanno questo mestiere, ci sono dei confidi che fanno questo mestiere, ci sono altri intermediari finanziari che fanno questo mestiere, quindi in realtà se anche io non so fare proprio nulla di tutto questo, ci sarà qualcuno che lo fa per me. Io prima ti dicevo, per dire, se sono in grado di farlo è molto meglio, perché sono in grado di capire prima quella che sarà la risposta.